Benvenuti, sono Maurizio Polli, educatore e consulente finanziario. A economicamente 21 luglio, la cavalcata estiva di educazione finanziaria continua, nonostante tutto quello che leggiamo, che vediamo, che subiamo dal punto di vista, perché la politica influisce anche sul punto di vista economico, a mio parere, editoriale di Maurizio Polli, e quindi questo ci meritiamo perché abbiamo fatto delle scelte e ora le dobbiamo subire, purtroppo. Questo è il mio parere strettamente personale. Stavolta però non sono da solo, ho una compagnia molto sostenuta di grandi ospiti, di grande rilievo. Tornato con noi il professor Mario Mazzoleni, grazie Mario, grazie, della levataccia e di essere qua con noi, perché abita a Milano, è qui alle 8 e già qui a Brescia. E poi abbiamo là in fondo il nostro ospite Giusy Biondelli, educatore consulente finanziario. Sorridiamo nonostante tutto, oggi volevamo parlare di coinvolgimento generazionale, ne dedicheremo un piccolo pezzo, ma i fatti di attualità ci stanno travolgendo, vero Mario? Ebbene sì. Ebbene sì. Disastrosamente sì, ahimè. Lo si temeva, purtroppo è andata anche peggio di come potessimo temere. È andata peggio perché la lista della spesa che dovevamo fare dal punto di vista operativo per il bene dell'Italia, delle imprese e dei cittadini, adesso è sospesa, completamente sospesa, nel limbo. Non so come, dal punto di vista a livello europeo, come verremo trattati, come a livello europeo di reputazione che avevamo riconquistato, anche una leadership europea, governavamo anche alcune cose di aspetti europei con la serietà del dottor Mario Draghi. E invece adesso siamo qui in mezzo al guado, con nessuno al timone e con delle tempeste che si stanno avvicinando, vero Giusy? Oggi cosa c'è sul mercato, Giusy? I mercati? Diciamo che il primo punto di domanda l'abbiamo esaudito, nel senso che comunque Nord Stream stamattina è ripartito, poi adesso vedremo quali saranno le future forniture, quali saranno le rinunce che poi comunque saremo chiamati a fare. E poi chiaramente l'appuntamento è con la nostra politica, quindi quello che vedremo alla Camera stamattina sempre con l'appuntamento per il governo Draghi o l'ex governo Draghi, come lo vogliamo definire, e poi nel pomeriggio avremo l'appuntamento con la riunione della Banca Centrale Europea per l'ormai certo aumento dei tassi di interesse, e vedremo anche, soprattutto visto che la comunicazione non è mai stata il punto forte della dottoressa von der Leyen, ma cosa ci dirà a proposito di quelle che sono tutte le strategie anti-spread e anti-frammentazione, insomma. Ecco, sarà questo l'importante, il punto importante non è tanto l'aumento dei tassi, che è ormai certo, ma quelle che sono le strategie che la Banca Centrale Europea vorrà mettere in atto per tutelare quella che è l'Europa, l'insieme d'Europa, insomma, tutte quelle che sono le tensioni geopolitiche, sia per quanto riguarda ovviamente il conflitto russo-ucraino, ma soprattutto anche per l'Unione Europea nell'insieme, tutti i paesi che nel bene e nel male stanno gestendo un po', ognuno nel loro piccolo, stanno gestendo delle piccole tensioni interne che sono da tenere d'occhio. Mario? Ma guarda, Mario, Mario, vai Mario. Un altro Mario. Riflettevo. Un altro Mario, bellissimo. Qualcuno questa mattina parla della tempesta perfetta. Sicuramente questo pomeriggio è sicuro che i tassi aumenteranno, però i falchi stanno chiedendo di raddoppiare, cioè non 0,25 ma 0,50. Sì, noi abbiamo dato, a questo abbiamo alzato la palla. Ma c'è un altro aspetto importante, lo diceva prima, la von der Leyen ha chiesto dal 1 di agosto di ridurre del 15% fino a marzo del 23 il consumo energetico in Europa. Ecco, io vorrei capire chi mai potrà imporre agli italiani una cosa del genere, non certo i partiti che ieri hanno messo in croce il povero altro Mario. Altro Mario. Credo che sia un momento molto difficile, pericoloso, perché ci sono molti impegni dal punto di vista economico, dal punto di vista politico. Noi dobbiamo passare delle forche caudine, che sono delle verifiche che Bruxelles farà, e farà in modo estremamente serio, proprio perché non avremo più Draghi a garantire la serietà del nostro governo. E io temo davvero che andremo incontro a un periodo molto difficile che sconteremo. Che sconteremo dal punto di vista delle famiglie, delle imprese,
le imprese lasciate sole in mezzo a questo guado, e siamo economicamente, ce l'abbiamo in testa, abbiamo avuto ospiti, imprese, imprenditori che intraprendono, ma adesso sono completamente soli, anche perché dal punto di vista solamente dei fondi del PNRR che devono arrivare, 25 miliardi, solo quelli, mi focalizzo su quell'aspetto qui solamente, per la lista della spesa è lunghissima e si intrecciano interessi, si intrecciavano, si sostenevano tutti gli aspetti economici. Ora, nonostante tutto questo, gli imprenditori devono affrontare un autunno pieno di incognite fino all'inizio del 2023, con un PIL in calo, con un'inflazione galoppante, con i tassi di interesse che sono in aumento, tutto questo nel calderone di una progettualità, di una voglia di intraprendere che c'è ancora, che c'era ancora, la vitalità c'era delle imprese, ma purtroppo questa anatra zoppa ci ferma. Sì, dal punto di vista degli imprenditori credo che non debba cambiare nulla, perché oggi siamo comunque in grado di procedere con le nostre iniziative. È chiaro che con uno spread di questo genere, con tasso di interesse in aumento, con l'inflazione che certamente non contribuiremo a abbassare, sarà più difficile, però non possiamo certo sederci, non possiamo certo chiuderci in una torre d'avorio, perché comunque l'economia deve andare avanti e ognuno di noi deve essere almeno più responsabile di quello che sono stati i nostri politici. E credo che sia l'unica strada da percorrere. E quello che riflettevo venendo qua questa mattina è che noi avremo una campagna elettorale dove dovremo essere capaci, e voi che usate i media ancora più di me, di spiegare che alcune promesse non si possono fare. Ecco, la campagna elettorale non può essere una campagna elettorale dove andremo a promettere di tagliare le tasse e contemporaneamente di aumentare i servizi. Noi abbiamo un debito pubblico che è cresciuto indipendentemente dal PNRR, molti problemi dal punto di vista della macchina, perché questa inflazione comunque, ecco, anche qui forse qualcuno si è dimenticato che l'inflazione con un debito pubblico pesantissimo come il nostro peggiora la situazione di chi deve poi rendere i propri debiti, e questo è un problema enorme. Chi deve rendere i propri debiti peggiora la situazione, quindi affronteremo già Italia Oggi, per fare nomi, sulle 24 ore davano per settembre più di 100.000 imprese in difficoltà, medio-piccole, con la situazione della riemersione dei prestiti che sono stati fatti in pandemia, garantiti dal Mise, vero Giusy? Sì, no, chiaramente. Il preammortamento è iniziato a terminare, cioè è finito, inizia l'ammortamento ordinario, quindi chiaramente si inizia a rimborsare quello che è stato dato in precedenza, e in un momento in cui la parte di liquidità è carente, in un momento in cui le aziende sono in tensione perché c'è stato un aumento dei costi fisici, l'energia piuttosto che le materie prime, e quindi chiaramente l'assorbimento di liquidità all'interno delle aziende è particolarmente importante nel momento stesso in cui c'è da iniziare a rimborsare, quindi la parte, proprio l'aspetto finanziario dell'azienda è messo a dura prova, cioè bisogna essere particolarmente precisi nella pianificazione, perché chiaramente questo potrebbe destabilizzare e squilibrare un'azienda in questo momento, perché l'aspetto proprio dell'aumento delle materie prime, al di là del fatto che è un processo già in corso dall'anno scorso, cioè da settembre dell'anno scorso, definiamolo, diciamo per definire un mese, però da settembre dell'anno scorso è iniziato questo processo di aumento delle materie prime e del costo dell'energia, però chiaramente è stato talmente repentino ed è talmente veloce che comunque le aziende non tutte sono riuscite ad organizzarsi, a prevedere dal punto di vista proprio del budget, dal punto di vista della pianificazione, di riuscire a far fronte a tutto questo contemporaneamente, perché poi va da sé che appunto tutti i fattori congiunturali, compresa la parte finanziaria dell'inizio del rimborso del debito, chiaramente è una concentrazione di situazioni all'interno di un contesto economico che è molto problematico e dove c'è molta tensione, che è destabilizzante. Chiaramente è vero, gli imprenditori devono continuare il loro progetto imprenditoriale, devono continuare a portare avanti le proprie aziende, ma in un contesto di questo genere è particolarmente problematico continuare a pensare di effettuare degli investimenti, perché le incertezze intorno sono molte, l'incertezza politica, perché chiaramente siamo nel territorio italiano, il fatto di avere un governo di un certo tipo piuttosto che una stabilità
di governo, perché non è tanto l'espressione politica, quanto la stabilità di governo che ti porta a poter avere una pianificazione di un certo tipo. Oggi di fatto non sappiamo come andranno le cose, molte imprese sono in crisi perché sono quelle che appartengono al settore edile, con tutta l'incognita che riguarda i crediti fiscali del 110, e chiaramente questo mette a dura prova il nostro ceto imprenditoriale. Mario? Sì, volevo aggiungere una cosa. Già oggi vedremo, oltre al tasso di interesse, come si comporteranno i falchi sul tema dello scudo. Cioè, in questo momento noi abbiamo bisogno, come l'aria che respiriamo, di un presidio, no, dello spread, e qualora questa idea che doveva essere approvata oggi, di coprire in qualche modo le nostre difficoltà, non fosse sostenuta in modo serio, noi rischieremo davvero di trovarci in una situazione molto difficile da gestire, perché purtroppo noi ogni mese dobbiamo pagare, certo, e dobbiamo rinnovare il debito. Siamo in un contesto di aumento dei tassi e uno spread che sale, quindi il nostro debito pubblico non è che costerà di meno, costerà di più, e saremo costretti ad innalzare il... È pur vero che è una media di 7 anni, è pur vero questo, però... Però il problema è che noi comunque ogni mese dobbiamo andare alla cassa di qualcuno che rinnova il nostro debito, e ti ricordi la Grecia, ahimè. Esatto. Il problema è vero, è che se noi non riusciamo a rinnovare il debito, non abbiamo il flusso di cassa per pagare gli stipendi della pubblica amministrazione. Adesso sto banalizzando, ma... No, non è banalizzando. Quello che poi portò Monti, se ti ricordi. Certo. Allora, noi questo l'abbiamo dimenticato, abbiamo memoria piuttosto corta. Purtroppo quel debito che viene rinnovato serve per tenere la macchina in moto. Che non è poco, Anche perché non abbiamo solo simpatici amici a livello europeo, c'è qualcuno che con l'Italia ha il dente avvelenato, parlo dei paesi del nord, alcuni paesi dell'est, che non aspettavano altro che questa situazione per rinfocolare simpatiche antipatie nei confronti dell'Italia, simpatiche antipatie nei confronti dell'Italia. Ma tornando a noi, questa è una piccola... quadretto che dovevamo, dobbiamo fare, perché l'economia non è distante da quello che succede. Non è che siamo avulsi, alle 9 la borsa riapre e quindi già lì i mercati, già ieri, hanno detto quello che dovevano dire, e dopo vorrò un piccolo commento della Giusi. La puntata di oggi era sul coinvolgimento generazionale, va bene, ne facciamo un piccolo passaggio a volo d'uccello. È vero, la situazione politica influisce anche su questo, anche sui passaggi nazionali nelle aziende in questo momento qua, anche in questa situazione qua, anche perché una su tre dovrà prendere una decisione adesso per questioni di età, per questioni di anagrafiche, e quindi i passaggi di patrimoni da una generazione all'altra si possono inserire anche altre figure che possono prendere, fare di fiore in fiore e cogliere le migliori aziende che ci sono in Italia nel momento così delicato. Cosa ne pensi, Mario, di questo aspetto? Se va a influire anche... So che non è proprio... Però la politica ricade anche su questi aspetti qua. Sì, beh, è chiaro che al momento in cui tu hai timori fai anche fatica a immaginare cambiamenti. Questo rientra nella prassi comportamentale dell'essere umano. Psicologia perfetta. Ed è grave, questo è grave, anche perché culturalmente non è che siamo così preparati, no, a quello che io chiamo il coinvolgimento generazionale. Facciamo un po' fatica, c'è una certa resistenza già di base. E se ci aggiungiamo il fatto anche legittimo di preoccupazione, no, di quello che succederà, chi ha in mano il potere in azienda, pur magari avendo l'età a cui fa riferimento tu, o la stanchezza che l'età può stanchezza portare, in questo momento probabilmente penserà a dilazionare un po' le decisioni. Quindi anche Giusi, come la vedi tu da questo aspetto qua? Concordo molto con Mario, ha a che fare col nostro io, quindi noi già resistiamo perché... L'imprenditore o gli imprenditori che devono pensare al coinvolgimento generazionale in qualche modo ha a che fare con la loro persona, non riescono a diciamo a relativizzare questo processo che ha a che fare col futuro della propria azienda, con la continuità nel futuro della propria azienda. In realtà purtroppo poi noi ci sentiamo direttamente come persone, siamo esseri umani, e quindi ci sentiamo direttamente coinvolti, come se si parlasse della nostra fine carriera, del nostro fine come imprenditore. Quindi questo ha già delle resistenze. Chiaramente, ecco, noi non siamo preparati culturalmente a questo tipo di
passaggio, che in realtà non è un passaggio, io sposo in pieno la parola che ha sempre citato e ha sempre utilizzato in modo molto appropriato Mario Mazzoleni nel coinvolgimento, perché non significa dentro io, fuori tu, significa coesistenza, significa facciamo un percorso insieme, significa condividiamo una strategia, perché tu che sei l'imprenditore che ha fondato l'azienda mi aiuti ad applicare, a mettere in pratica anche magari delle mie idee innovative. Insieme si può continuare un percorso e integrare, è proprio un processo di inclusione anche tra la prima e la seconda, o la terza e la quarta generazione. È assolutamente fondamentale, non è via io, via tu, ci sono io, assolutamente. Però è chiaro che in questo momento delicato di incertezza emerge anche come essere umano un istinto di protezione, cioè l'imprenditore che dice è un momento troppo difficile, è meglio che continuo io, è proprio una reazione. Conservativo, diciamo. Conservativa, ma protezione, se stiamo parlando dei propri figli, nei confronti dei propri figli, per paura di sottoporli ad una sfida troppo stressante. E anche nei confronti della nostra creatura azienda, che abbiamo paura di metterla a repentaglio. È proprio una reazione umana. Anche perché ci sono anche dei manager che potrebbero essere dei buoni cuscinetti da una generazione all'altra, intanto che, come ci hai insegnato tu Mario, un'altra generazione si fa le ossa. Ma anche la scelta del manager in questo momento qua, nelle aziende, è vero quello che hai detto tu, le aziende stanno andando avanti nei loro progetti, ma l'aspetto psicologico, l'aspetto contestuale dal punto di vista economico è veramente pesante. Sì, sì, ovviamente anche in questo caso vale quello che dicevamo prima sulla responsabilità. È vero che l'elemento psicologico gioca, però l'imprenditore deve avere anche la capacità, come diceva prima per la politica, di farsi carico di responsabilità. E quindi io credo che un processo culturale non possa interrompersi e chi si in qualche modo si limita per le motivazioni che ho detto prima, deve avere la forza e anche, come dire, il voler bene alla propria azienda per proseguire. Anche perché la responsabilità si può leggere da tanti punti di vista, proprio non necessariamente con un taglio netto, ma attraverso un fare. Ecco, cioè ho ricevuto, non è che giocavo col telefonino, ma siamo in diretta in streaming sulla pagina di Well TV e siamo in streaming sul sito di Well TV e in diretta su Sky 810. Ti saluta il dottor Gorla dal lago di Garda, che grazie, ci sta seguendo, e poi anche il professor Angelo Rampini, che abbiamo avuto ospite, abbiamo fatto una piccola carrellata divulgativa nell'ambito criptovalute e Bitcoin, sapere per decidere, conoscere per decidere, quindi ti saluto anche lui. Quindi questi aspetti sono molto importanti. È un programma di divulgazione, oggi stiamo parlando, nonostante il contesto, nonostante tutto, siamo qua a parlare di passaggio generazionale, coinvolgimento generazionale, come stiamo imparando dal professor Mazzoleni. L'importante è continuare il progetto, affidarsi a delle persone che possono esserti di aiuto in questo passaggio, vuoi dal professor Mazzoleni, vuoi dalla Giusy Biondelli, vuoi anche da un aspetto psicologico, perché l'aspetto psicologico in queste dinamiche familiari è molto complesso, molto, 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 molto complesso, e l'aspetto psicologico va a finire poi sulla cassa dell'azienda, sul patrimonio dell'azienda e sul futuro stesso delle aziende. Quindi noi, come educatori, consulenti finanziari, spingiamo per un team che collabori all'interno, quindi i professionisti che sono già all'interno dell'azienda, professionisti esterni che portino valore, quindi valore, che portino delle idee, vero Mario, che possono portare delle idee per conservare e far continuare l'azienda. Sì, allora anche in questo caso mi dispiace, ma oggi la parola che gettoniamo è responsabilità. Mario. Bisogna prendersi responsabilità, e questo significa anche delegare, riconoscere l'esigenza di essere accompagnati. Anche da tanti punti di vista, per esempio, la prima cosa che avrei detto se non ci fosse stata questa prima fase in cui abbiamo parlato di dovevamo questa Mario crisi, certamente, è che la responsabilità è anche riconoscere quelle che sono le aspettative di chi dovrebbe prendersi in carico l'azienda, perché non è neanche giusto immaginare che un figlio o una figlia debba essere obbligato a fare l'imprenditore. Questo è importante e bisogna essere aiutati a far capire agli anziani che a volte i figli
figli vogliono fare cose diverse. Dopodiché c'è proprio un aspetto di competenze, competenze finanziarie. Ecco, tu prima hai citato alcuni esempi, no, di responsabilità. Io credo che il primo esempio di responsabilità che un imprenditore ha è proprio quello di far durare la propria azienda e di consolidare, no, quello che l'azienda genera dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'innovazione, eccetera. Ecco, questo vuol dire anche avere la capacità, l'onestà, io dico sempre anche l'umiltà, di farsi aiutare in termini manageriali, dal punto di vista finanziario, di consolidamento, di apertura, di sostegno. Ci vuole un po' di umiltà. Porto un esempio, dopo do la parola a Giusy, è venuto a mancare il patron di Luxottica. Abbiamo visto che i contraccolpi ci sono stati leggeri, perché era già tutto programmato, era già tutto previsto. Tre mogli, non mi ricordo più quanti figli, tutto organizzato dal punto di vista, quando era ancora in vita, ha deciso, vero Giusy? Quando ancora in vita ha potuto decidere di conservare, di dare prosperità, un'azienda stupenda dal punto di vista welfare e quant'altro, una delle prime aziende dal punto di vista anche di liquidità, dal punto di vista del panorama economico italiano. Abbiamo visto la battaglia in generale, abbiamo visto la battaglia in Mediobanca. Giusy? No, non solo lui ha deciso in vita, ma ha anche condiviso in vita, che è la parte più bella, perché significa avere armonia e non avere degli shock, perché uno che decide in vita, decide qualcosa, che sa benissimo che quando aprono il testamento o aprono quelle che sono le sue indicazioni, queste scatenano poi le reazioni aggressive, è una delusione, mentre invece lui ha fatto molto di più, ha deciso, ma condividendo con la propria famiglia, con la moglie, anche relativamente al figlio della moglie, cioè insomma alcuni aspetti che ci si augura che succedano sempre all'interno delle famiglie, perché noi arriviamo qua e ce ne andiamo sempre senza niente, arriviamo senza niente e ce ne andiamo senza niente, quindi chiaramente quello che possiamo fare è lasciare serenità, lasciare armonia alle persone che amiamo e che restano qua già comunque duramente provate dal dolore del fatto che noi non ci siamo più. E quindi lui è stato davvero lungimirante in questo, nel dare un equilibrio e continuità a quello che è stato un progetto di successo, e sperando che comunque sia altrettanto un progetto di successo nel futuro, assolutamente. Mario? Sì, volevo però un piccolo sottolineatura critica nei confronti di questo percorso. Lui ci ha pensato un po' tardi, nel senso che dobbiamo non dimenticare che gli esseri umani hanno anche una resistenza, anche diciamo. Beh, c'è chi non ci pensa mai. Ecco, non morirò mai. È che se tu non inizi a pensarci un po' di anni prima, sì. Anche la tua. Quanti esempi di persone anziane che perdono lucidità. Ecco, io credo che converrebbe iniziare un po' prima per evitare il rischio che purtroppo con l'età anche ahimè, la capacità. Ahimè, purtroppo assistiamo anche a delle casistiche in cui ci sono persone, non è una questione di età, la pianificazione successoria, la pianificazione patrimoniale, la pianificazione del passaggio generazionale, tutte queste diciamo strategie e progetti che vanno a valorizzare qualcosa che vale che non è solo denaro o patrimonio immobiliare o patrimonio aziendale, ma è in generale tutto l'insieme. Chiaramente abbiamo anche degli esempi in cui persone anche molto giovani, appunto per effetto di una malattia piuttosto che di un incidente, un imprevisto, perché la vita sa sorprendere, soprattutto nel negativo, in maniera improvvisa, chiaramente una pianificazione fatta per tempo è quantomeno rassicurante, e giustamente se si parte qualche tempo prima si consolida anche, no, nel tempo, perché si ha modo anche di aggiustare il tiro laddove ci si accorga che alcune cose andavano fatte un po' in maniera diversa. Sicuramente prima si fa e meglio è, però ricordo che ci sono alcune persone che in effetti dal punto di vista personale e psicologico non maturano mai questa idea. Ci sono persone addirittura che rispondono di fronte al fatto di dire pianifichiamo una realtà anche quando non ci sei tu, la risposta è ci penserà qualcuno quando non ci sarò io non ci voglio pensare, cioè proprio è qualcosa che viene rifiutato. È chiaro che sì, se si pensa per tempo e sempre nella condivisione è qualcosa che porta necessariamente ad una soluzione vincente o quantomeno non conflitto, perché le liti successorie, le liti familiari sono quelle veramente che durano troppo nel tempo e impoveriscono, non solo dal punto di vista economico, ma sotto tutti i punti di vista.
Mario, cosa ne dici di questo aspetto? Sì, in realtà questo è un aspetto naturale della vita di un'azienda che dovrebbe essere trattato esattamente come tutti gli altri. Cioè, se noi pensiamo che un'azienda deve essere in grado di seguire l'innovazione, di investire e quindi di programmare acquisizioni, realtà diverse, eccetera, eccetera, dovremmo essere in grado di capire che da subito l'azienda deve... il ciclo è normale, anche l'affiancamento. Per esempio... Il fatto, e questo vale molto per le aziende bresciane, il fatto di comprendere quanto possa essere importante la managerializzazione, cioè una piccola azienda che cresce deve essere in grado di riconoscere nel ruolo manageriale un supporto altrettanto valido quanto l'idea geniale dell'imprenditore. Ecco, anche questo è un elemento che fa parte poi di processi come quello del convergimento intergenerazionale che a volte dimentichiamo. E questo diventa spesso un limite perché aziende interessanti che avrebbero potenzialità non hanno poi le gambe, non hanno il mele, non hanno risorse finanziarie, perché non ci si pensa. È un po' questa logica del carpe diem che c'è, è inutile negarlo anche nelle imprese bresciane, e a un certo punto ti accorgi che ti manca il controller, ti manca il CFO, ti mancano competenze importanti in campo commerciale, perché sei diventato internazionale ma non hai le competenze. Ecco, tutto questo è in un grande calderone che si chiama pianificazione. La responsabilità dell'imprenditore è anche quella di pianificare queste cose, compreso il coinvolgimento generazionale. Come vedete, Giusy? Purtroppo però all'interno dell'azienda, allora noi parliamo, oggi abbiamo parlato in particolare di imprenditore a singolare, purtroppo la complessità deriva quando all'interno della famiglia, all'interno dell'azienda c'è una famiglia, quindi magari cominciano ad esserci ancora i genitori con la seconda generazione, oppure magari i fratelli che hanno ereditato, fratelli e sorelle che hanno ereditato dai genitori. Chiaramente quando c'è più di una persona la complessità aumenta perché cominciano ad esserci visioni diverse, magari c'è qualcuno che è più evoluto e qualcuno che è invece più conservatore, quindi ha una visione della propria azienda ancora come se fosse l'azienda di 30 anni fa. Cioè sono complessità che si incontrano ogni giorno nelle aziende bresciane ma italiane, direi, perché purtroppo dal punto di vista culturale noi non siamo preparati e soprattutto spesso l'azienda viene considerata come una, come un possesso, come una propria cosa, senza pensare di lanciarla verso il futuro, questa realtà, questo progetto, perché altrimenti è legata anche alla nostro inizio e fine vita. Cioè, se è nostro, finisce, che se non gli diamo continuità, finisce. Piccoli spunti di riflessione sul coinvolgimento generazionale, da lì a oggi, grazie al professor Mario Mazzolini, che ci dà sempre delle piccole pillole di riflessione dal punto di vista strettamente operative, poi che possono essere calate in ogni realtà, scalabili in su e in giù. Quindi ringrazio il professor Mario. Mario, un piccolo pensiero per chiudere come abbiamo iniziato: la parola che hai detto più spesso è responsabilità. Quindi, se non ce l'hanno avuta qualcuno, dobbiamo avercela noi. Assolutamente sì, ed è importante far carico su questa parola. Giusy, anche per i mercati, un in bocca al lupo per i mercati. Sì, dai. Forza, manteniamo la calma. Manteniamo la calma. La chiusura è derivata da un proverbio arabo che dedico così agli imprenditori, ai figli degli imprenditori, alle imprese bresciane e italiane, è questo qui. Proverbio arabo che cita: beato colui che riesce a dare ai propri figli ali e radici, quindi le radici di chi ha fondato e ali per andare oltre. Vi auguriamo una bellissima giornata. Ringrazio i miei ospiti, il professor Mario Mazzolini, grazie Mario, ringrazio Giusy Biondelli, grazie di essere stati con buona noi. Buona giornata. E in bocca al lupo per le prossime puntate di Economicamente.